eccoci qui alla cena qui a Padova, qui abbiamo il presidente, presidente. All'ultima cena, tutto bene, siamo nel settore, nello stesso settore, quindi cerca di fare il bravo. Io sono a 7, sono lì a 7. Io pesco un po' di zampogli, non è guardato, non è letto. E al posto dove c'è? Devo lasciare un buco qua, va bene. Tu sei in elato, quindi... Anche il becco io c'è, però. Da lontani io non ce la faccio arrivare oltre. Dai! Italia 1! Ecco, siedi questo portafoglio. Siedi. Ragazzi. Vai. Eccoci qui, alle mie spalle abbiamo il campo gara dell'Idrovia a Padova. La particolarità di questo canale e la bellezza di questo canale è che si pesca sia su una sponda che sull'altra. Vediamo come va. Sappiamo dopo le prove che è una pescata molto ma molto difficile. Oggi non sono in bolla, però cerchiamo di costruire una pescata a domani. Speriamo bene. Ci aggiorniamo a dopo. Ciao ciao. Eccoci qui sul campo gara dell'Idrovia. Qui c'è un carissimo amico di un'altra società. Allora, ciao a tutti. Come prevedi la pescata oggi? Guarda, non farmi fare delle previsioni. Speriamo bella. Vabbè, speriamo bella. Però sappiamo una cosa certa, che sarà molto dura. Esattamente. Allora, dai, speriamo bene. Ciao, ciao ciao. Eccoci qui col presidente. Allora, presidente, come la prevedi la pescata? Speriamo che non piova. Prima no, cosa. Secondo me non piove. I ragazzi ieri abbiano capito tutto, avevano bevuto, mangiato, stamattina per colazione. Siamo entrati in pastura. Secondo me noi siamo pasturati, vediamo che anche i pesci. Speriamo di divertirci, dai, ora andiamo a trovare Paolo. Paolino, perfetto. Ciao, a dopo. Eccoci di nuovo qui. Salutiamo l'Antonia. Buongiorno Antonia. Non ridere te. Paolo! Ciao ragazzi! Peter! E qui abbiamo Bell'Antonio! Grande! Allora, come la impostiamo? Come impostiamo? Allora, io farei i gamberi. Sei i gamberi. Te, i fagiani, le rane. E te Paolo, vieni qua. Ora andiamo giù, dai. Allora, io faccio l'arborello. Quindi tu soffri oggi? Penso proprio di fare l'arborello. Sai cosa ti dico? No, pure io oggi, diversamente dalle altre volte. Ma diversamente. Più strong. Vediamo se riusciamo a fare cappotto oggi. A dopo. Sì, lo so che dura. Ciao, senti. Andiamo bene, proprio bene. Eccoci qui. Numeri 1 e 1. Luciano! Il tuo nome non lo so, salutami! Giovanni! E qui salutiamo il nostro amico di Messina, Salvatore! Mi viene da dirvi una cosa a tutti, ma non la dico, dai! Ve la vorrei dire! Dai, dai! E allora mancano 2 minuti all'inizio della pasturazione, posso dire che stamattina tutte le lenze corte, tutte da rifare. Rompo 2 lenze, vediamo, ci manca solo di rompere la canna. Gli diciamo qualcosa a Luciano? Bravo,
Sì, bastardo. Buon Natale, buon Natale. Ciao ciao. Ciao. Vieni. Cruga. Perché è 90? Questo è 200 rotti. 2100 e qualcosa. Oh, scusa. 2145. Lucianeddu. Dai che pesiamo i pescioletti. Oh. Lucianeddu cupanzuneddu. No, dopo fai la cosa. Dopo fai la cosa. Allora, gira. Paoleddu 3800. Vai 3800. Apri e girati verso di me. Faccio così. Sì, sì, bravo, bravo, bravo. Butta di là. Scusa, eh. Vai, vai, vai. Sorry, grazie. 1, 2, 3, multa. Vai. Vai. Aspetta. Guardami, aspetta, facciamo un video, facciamo qualche foto in più, bella Paolo, Tony, aspetta. E allora, come da previsione, gara molto dura, stavo per inquadrare la pescata. Ma ci sono uomini di peso qua, sopra il quintale. Ma di peso? Vabbè, teniamo duro, dai. Sì. Stiamo facendo il doppio video. Quindi stavamo dicendo che la pescata l'avevo impostata inizialmente pensando di pescare a 13. E poi mi sono messo sotto a pescare cose. Sotto a pesciolini fritti. A pesciolini, ho fatto 81 pesci. 81? Sì. Perché mi hai fregato? Mi ha fregato. Il peso è quello che conta, non è. Tu fai secondo, io faccio sesto. Male, male, la prossima volta vieni vicino a me. Quantomeno ci siamo divertiti a scherzare. Va bene. Almeno io c'ho la mare in gola. Ma che faccelo. Che dai, è andata bene lo stesso. A poco meno di 250 grammi. Sì, però mi fregato dal terzo. Mi hai fregato il panino stamattina. Mezzo, dai, mezzo. Mezzo per uno. Complimenti, è stato un piacere conoscerti. Il bello della pesca, ragazzi, è anche questo. Non ci conoscevamo all'inizio ed è nata una bella conoscenza. Poi speriamo col tempo un'amicizia, un'eventuale amicizia. Perfetto. Terrone contro terrone, vince l'altro terrone. Mi batte lui. Complimenti, alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao. Dimenticavo, c'è stato il torneo del calabrese, contro messinese siciliano. Andiamolo a trovare. Figa, oggi è stato sfortunato il nostro amico Salvatore. Quanto mi dispiace che ha perso i pesci. Sta piangendo, c'è le lacrime che hanno allagato qua il canale. Abbiamo dovuto sondare di nuovo da quanto. Figa. Sì, ma guarda lì realmente. Figa, ma soprattutto il primo, quello che tirava. Madonna, come facevo io. Godeva. Speriamo che lo perde. Speriamo forza che lo pesce. Eccoci qui nel dopogara, tutti riuniti al bar a fare l'aperitivo.
Quindi vedi fianco a me Luca Porti. Luca. Toccami, senti come brucio. Oggi brucio. Brucio, figa, Scott. Con lo scarto faccio che mi furono per uno o due punti. Che differenza c'è? Non ci vuole. Io le ho fatti. Adesso quando usciranno le classifiche già più aggiornate riusciamo a farle. Però gli altri li ho fatti. Poi qui abbiamo comune e che fa il primo 2855 di Carassi, che tutti ci vedevamo dietro con la colla, con la vela, come cazzo fa con la vela e l'acqua imballata. Quella la cosa mia, appoggiamo la testa, a questa lì, a questo buongiorno, ci stiamo riprendendo un posto da due buongiorno. E allora ci vediamo alla prossima, ragazzi. Dai. Sì, c'è Danilo che fa il cimo, la Tamara fa seconda. Pagano da bere? Pagate da bere? Un altro giro per tutti. Ai primi Danilo paghi la bere. Hai fatto uno o no? Sono un bravo ragazzo. Ciao ragazzi, alla prossima. La vita là non fa per me, certe storie non fanno per me, questa vita qua non fa.